Vorrei chiedere scusa alla famiglia e a tutti quelli a cui ho causato disagio. Scusa per il disagio. È imbarazzante, è l'unica cosa che posso dire. Veramente imbarazzante. Diciamo che ha chiesto scusa per un disagio. Quindi a fronte di un omicidio chiedere scusa per un disagio mi sembra un po' riduttivo. Siamo qui con la famiglia, attendiamo giustizia, siamo stati in silenzio fino ad ora, quindi nel massimo della riservatezza attendiamo giustizia. Sulla dichiarazione spontanea del suo assistito avvocato è stata... Lasciamo perdere. Se n'è anche andato dall'aula. Sì, no, tra l'altro... Voglio dire, a me serviva anche che fosse presente perché dicesse le cose come sono. Cioè. A mio parere c'è assolutamente l'aggravante della premeditazione, così come quello dei futili motivi, però sarà sempre la Corte a dover decidere. Sulla premeditazione, avvocato. Sarà il punto centrale perché a mio parere, ma non solo perché professionalmente difendo lui, questo ragazzo, ma la premeditazione per una serie di ragioni non c'è e non ci può essere, secondo i canoni. Poi ritengo anche che tutto il discorso di futili motivi eccetera abbia poco senso e dall'altra parte l'omicidio c'è stato su quello ed è stato brutto, niente da dire su questo, però quello che a mio parere manca è proprio questa aggravante, per cui ha un senso discutere di questo. Ma c'è un fatto che poi io farò presente che negli atti, tant'è che poi lo sentirete, fa un'affermazione da fatta davanti al giudice, non davanti a me. Dice questo ragazzo qua, parto proprio dalla dichiarazione che ha reso, ho atteso che l'amica di Sofia, poi tornerò anche su Aurora, se ne andasse, ma lei non se n'è andata. Lì è scattato qualcosa. Ma non può essere lo stato d'ira! Perché lui per 6 ore ha atteso Sofia! La difesa dell'imputato ha detto che è scattato questo click. Non è una ricostruzione che condividete? No, assolutamente, perché si tratta di femminicidio e come ho detto in discussione è l'ennesimo caso di femminicidio dove fondamentalmente la premeditazione è il dato che prova la non accettazione dell'imputato in quello che è successo, cioè lui viene lasciato, non accetta che Sofia possa avere una vita al di là di lui e quindi inizia a premeditare tutto questo, cioè è chiaro, è palese, io ho voluto parlare di femminicidio perché di questo si tratta, perché è importante in questo periodo dare attenzione a questo, perché è un problema, come hanno detto anche gli altri difensori, di natura culturale. È ingiusto nei confronti di Sofia e di tutte le altre vittime parlare di raptus o di gelosia, perché è veramente poco rispettoso.